Nel nostro cammino verso la Pasqua, la volta scorsa avevamo ricentrato il fine, cioè la santità, per che cosa siamo creati, per che cosa viviamo, a cosa Dio ci chiama, la santità, come interessa di senso, di vita, di amore, a cui aspira il nostro cuore. E abbiamo detto che questo fine non era un obiettivo da raggiungere con i nostri sforzi umani, ma era un dono da accogliere. Per questo la prima conversione nella Quaresima era appunto ricentrarci, riordinare la nostra meta e ancor più in questa meta rinunciare alla nostra pretesa di autosufficienza e imparare a ricevere, a dipendere da Dio. E in questo abbiamo sottolineato la necessità della preghiera. Come per non morire è necessario mangiare, bere, respirare. Così, per non vivere da moribondi, è necessario pregare. La cosa più importante, dicevamo, della nostra vita è iniziare a pregare. La decisione più grande che possiamo prendere in questo cammino quaresimale verso la Pasqua è iniziare a pregare, a approfondire la nostra vita di preghiera. Qualunque problema, ostacolo, sofferenza stia in questo momento affliggendo la nostra vita, l'unica via di salvezza passa la preghiera. Beh, ma facciamo un passo avanti. Che cos'è la preghiera? Che significa pregare? Cosa devo fare? Il già citato Cialfini spiega che l'orazione consiste nel mettersi davanti a Dio, nella solitudine e nel silenzio, per un tempo più o meno lungo, con il desiderio di entrare in intima comunione d'amore. E poiché spesso scambiamo la preghiera cristiana con il suo surrogato, che come tutti i surrogati è molto meno buono ed efficace, se non dannoso, da questa semplice definizione possiamo innanzitutto evidenziare ciò che la preghiera non è. La prima verità fondamentale che dobbiamo comprendere, senza la quale non si può andare molto lontano, è che la preghiera non è una sorta di yoga cristiano. La vita di orazione non è frutto di una tecnica, ma appunto un dono da accogliere. Non si impara a pregare applicando ordinatamente procedimenti, concentrazioni mentali, tecniche di respirazione e ripetizione di forme. Tutto ciò vuole anche il suo ruolo nella preghiera cristiana, ma non ne costituisce assolutamente il centro e l'essenza. Il centro della preghiera cristiana l'iniziativa di Dio e la sua grazia. È Dio che liberamente, gratuitamente si dona all'uomo. Da questa verità ne deriva direttamente un'altra. Se la preghiera non è una tecnica, allora il valore di una preghiera non è dato dal successo di essa nel produrre il sentimento desiderato. Lo spiega benissimo lo scrittore inglese C.S. Lewis nelle sue lettere di Berlinghi, scenando un funzionario di Satana che istruisce un giovane diavolo a tentare l'uomo. Scrive: fai in modo che si preoccupino della loro mente tentando di suscitare i sentimenti per mezzo della volontà. Qui è il demonio che sta parlando, cioè sta dicendo: fai in modo che gli uomini con la loro mente cerchino di suscitare i sentimenti. Quando avessero l'intenzione di chiedere a lui, con lui ovviamente si intende Dio, la carità, fai in modo invece che comincino a tentare di fabbricarsi da sé sentimenti caritatevoli. Quando avessero l'intenzione di pregare per ottenere il coraggio, fai in modo che di fatto si sforzino di sentirsi coraggiosi. Quando dicono che stanno pregando per ottenere perdono, fai in modo che si sforzino di sentirsi perdonati. Insegna loro a stimare il valore di ciascuna preghiera a seconda del successo di essa nel produrre il sentimento desiderato, e che non abbiano mai il sospetto che un successo, un insuccesso di quel genere dipendono in gran parte dal fatto che in quel momento si sentono bene o si sentono male, sono pieni di energia oppure stanchi. In altri termini, sta dicendo che la preghiera non è una performance dove io devo dare
tutto me stesso per ottenere un risultato e poi giudicare come sono andato, come è andata. Ciò che chiedo nella preghiera non è prodotto da me, piuttosto nasce come un frutto, un dono che sboccia nel tempo. E se non entriamo in quest'ottima ottica troppo spesso, io inizierò a pregare, ma ben presto non lascerò, perché i miei giudizi sulla performance della preghiera saranno presto e tardi negativi. Allora, se questo è vero, facciamo un altro passo avanti. Se la preghiera non è una tecnica, se la preghiera non è una performance che posso giudicare, la preghiera tantomeno non è un'opera di convincimento verso Dio. Quasi come se noi dovessimo ricordare a Dio di occuparsi di noi, di occuparsi dei nostri problemi, di darci ciò che ci serve, di ricordarsi di volerci bene, dice Gesù. Pregando poi, non sprecate parole con i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate proprio come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, ancor prima che gliele chiediate. Dio non è il genio della lampada che esaudisce i nostri desideri. È qualcuno di molto più bello e grande. È il nostro Padre. E come un vero padre, non asseconda qualsiasi richiesta del figlio. Perché spesso le richieste dei figli non sono per il loro bene. Così fa Dio. Eppure noi possiamo però essere certi che ci ascolta come un vero padre. E in questo senso ogni preghiera è allo stesso tempo sempre efficace. Diceva in una catechesi Papa Francesco, la preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. Se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Vale a dire, se non ottengo ciò che desidero, ottengo ciò di cui ho bisogno. E cambia lentamente, ma profondamente, se è una vera preghiera, il mio modo di stare di fronte a quelle cose, a quelle realtà, a quei problemi, a tutta quanta la mia vita. In definitiva, cambia il mio modo di rapportarmi con Dio stesso. La preghiera cambia sostanzialmente la mia relazione con Dio, ed è questo che cambia me. Ed ecco, l'ultima sottolineatura fondamentale sul surrogato della preghiera, su ciò che preghiera non è. Il fine della preghiera non sono io. Al centro della vita di orazione non ci sono io con le mie richieste. È un grande inganno. Usare la preghiera di Dio stesso per avere un altro modo di coltivare il nostro ego, la proiezione del mio ego e su tutti. Certo, possiamo e dobbiamo chiedere a Dio tutto, anche le piccole cose di ogni giorno, eppure dobbiamo sempre tenere a mente che la preghiera non serve per ottenere delle cose. Al centro della vita di relazione non ci sono io, ma Dio. La preghiera cristiana è una relazione alla quale io sono chiamato ad entrare. È un faccia a faccia con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. È un'unione d'amore da persona a persona. È un'unione intima e profonda, come ogni vero amore trasforma e rinnova. Certo, è l'incontro a volte drammatico di due libertà. E allora crediamo ancora più, perché la preghiera non può essere una tecnica. Perché una relazione d'amore non è mai una tecnica, che è una cosa statica e morta. Una relazione d'amore è una cosa unica, libera, sempre nuova, viva. E così è la preghiera. Allora iniziamo a capire un po' l'essenza della preghiera, il cuore della preghiera. Anche se può assumere varie forme, il cuore della preghiera è sempre lo stesso, entrare in una relazione d'amore alla quale siamo chiamati
e trae un amore da cui siamo mensamente desiderati. Scrive, diciamo, che la prima cosa che deve motivarci e incoraggiarci per entrare in una vita di preghiera è che Dio stesso ci invita ad essa. L'uomo cerca Dio, ma Dio lo cerca molto di più. La chiamata di Dio è il fondamento della preghiera. Più volte troviamo questa esortazione nella Scrittura. Pregate sempre. Vegliate in ogni momento pregando. In ogni occasione pregate. Dio ci invita a pregare, Dio ci sta chiamando perché desidera ognuno di noi. E troppo spesso facciamo del tu più agente, più desiderante, più attivo, più operoso della storia dell'universo, un soprammobile al quale noi pensiamo di dare cose, pensiamo di donare tempo, pensiamo che siamo noi a fargli un favore, senza mai considerare che questo che lì c'è una persona che ci sta aspettando, che ci sta attendendo, che ci sta chiamando, che ci sta desiderando personalmente, intimamente. Ogni mattina, se uno passa in chiesa o sale nel cappello, pensare che Dio era là, da tutta la notte, e ardeva nei desideri negli incontrarti alla mattina, o negli incontrarti alla sera, o nel saluto mentre passi nella chiesa. Ed era lì non perché voleva qualcosa da te, ma perché voleva te, voleva vedere il tuo sguardo, voleva sorreggere il tuo cuore, voleva donarti una speranza, una carezza, una parola. Considerare Dio per quello che è, una persona, e non un idolo, non un soprammobile. Dice ancora Gianfilippo, non preghiamo per prima cosa perché desideriamo Dio, perché ci aspettiamo dalla preghiera dei benefici preziosi, ma innanzitutto perché è Dio a chiederci. Cioè, nella nostra vita c'è un tu, il vero ed unico, immenso, reale tu. C'è un qualcuno che ti cerca appassionatamente, che ti desidera ardentemente. Ed ora, fratelli e sorelle, siamo qui di fronte a questo tu, di fronte al Signore che ci desidera ardentemente, che vuole essere uno con noi, che ci chiama ad essere uno con Lui. Dice San Paolo, nel suo amore ci ha scelto, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo. E che siamo figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito di suo figlio, che grida Abba, Padre. Io sono figlio di Dio, e col cuore della vita cristiana, della santità, della preghiera, Dio è mio Padre. Io sono un figlio immensamente amato. Questa è l'essenza della preghiera. Un dialogo d'amore tra padre e figlio. Un dialogo amante tra due persone che nella loro libertà si amano. Qualcuno che chiede, qualcuno che risponde, qualcuno che invita, qualcuno che accetta. Uno scambio d'amore continuo, come una vera relazione, a volte drammatico, a volte infiammato, a volte arido, a volte silenzioso, a volte pieno di parole, poco importa. Poco importa. All'amore non importano i diversi modi di amore, importa che si ami. Concludiamo allora con una piccola indicazione pratica. Che fare però? Come si inizia? Da dove si parte? È molto semplice. Si sceglie un tempo e un luogo. Guardando la mia vita e la mia giornata, decido liberamente di rispondere a questo dolce invito del Signore, stando intimamente con il Signore per un determinato tempo tutti i giorni. Scelgo un tempo e scelgo un luogo per rispondere a questo invito di Gesù. Stare con Gesù
individuo un momento, un luogo in cui nessuno, nei limiti del possibile, può disturbarmi. Faccio silenzio, spengo tutto, tutto, tutto. E sto alla presenza di Dio. Sto con Dio, accolgo Dio e mi raccolgo. Ovviamente, il tempo e l'uomo non può che essere personale. Un prete, una madre di famiglia, una suora di bravura, un bambino, non hanno gli stessi ritmi di vita, né le stesse disponibilità di tempo, tantomeno la stessa capacità di raccoglimento. Eppure, tutti, ognuno, nei suoi tempi e nei suoi modi, sono chiamati da Dio all'intimità con Lui, alla preghiera intima con Lui, l'unica in grado di farci vedere il Padre, dell'essere i suoi figli. Quanto è sbagliato negare ad alcune persone l'intimità dell'adorazione eucaristica, solo perché non possono stare ore in adorazione, io non posso invitarle a fare 10 minuti di adorazione, insegnare ad un bambino a stare 5 minuti insieme a Gesù, insegnare ad una mamma, ad un papà, ad un anziano, a qualsiasi persona a dare del tempo a Gesù, a rispondere a questo invito così com'è, nei modi che può, nei tempi che può. E allora vi invito a trovare, fratello e sorella. Togliete del tempo, un quarto d'ora, mezz'ora. Voi sapete quanto, nella vostra coscienza voi sapete quanto, nel sacrario della vostra coscienza voi sapete quanto potete dare a Dio, in che modo potete iniziare a rispondere a questo invito di Dio. Togliete questo tempo alle vostre attività e donatelo a Dio. Perdetelo con Dio, una perdita feconda, come diceva Santa Teresina di Lisieux. E perseverate, perseverate tutti i giorni, perseverate per settimane, perseverate almeno per la Quaresima, fino a Pasqua. Prima ancora di cosa fare, prima ancora di come pregare, ciò che conta è desiderare di accogliere Dio che mi chiama, che mi ama, che vuole stare con me e concretamente scegliere di farlo ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno, noi mangiamo ogni giorno, noi dobbiamo, possiamo e vogliamo pregare ogni giorno. Non sia una relazione intermittente. L'amore ogni giorno, l'amore quotidiano. E decidendo di farlo ogni giorno, donando a Lui un tempo fisso. Guardate, già solamente facendo questo, fra una settimana non sarete più gli stessi. E non perché vi sentirete dei supereroi, non perché spariranno immediatamente debolezze e peccati, la vita spirituale non è immagine. Eppure Dio è fedele. Dio è il fedele. E chi risponde a Lui, Dio opera. Se sarete fedeli e disponibili a Dio, Dio avrà già iniziato la sua opera, facendovi già assaporare la meravigliosa libertà dei figli di Dio.